Orotegna ha un potenziale incredibile. Ci sono linee fantastiche ovunque, in grado di togliere il fiato. Il cielo è sempre pulito e le nuvole si muovono veloci, seguite solo da qualche falco. Zanardi ha questo fantastico progetto, una linea che mi hanno mostrato il primo giorno, stupenda, maestosa, la più cattiva di pazienza, da cui anche il nome. Così il primo giorno ho provato la partenza, una partenza bella decisa e di dita, due movimenti che da soli valgono quasi 7B, però mi sono reso presto conto che il duro arrivava dopo. Il blocco è molto alto, più di 10 metri, e la roccia non è sempre solida. Così eccoci qua, prima che il viaggio finisca, con il biglietto prenotato solo 2 giorni, siamo tornati a Orotelli. Una giornata intera per liberare faticosamente dal muschio la sequenza finale, dove è molto importante inserire il pilota automatico e spegnere il cervello, limitandosi a controllare il battito del cuore. Però non sono venuto a capo del ristabilimento centrale, che è molto delicato, dove la fiducia dei piedi è massima, visto che nella mano sinistra è una ruga di meno di 1 centimetro. Dopo questa rivoltata di sensazione c'è ancora un movimento regalato ad alzare un piede sinistro molto alto con le mani decisamente precarie, la sinistra su un discreto salvatore ma non troppo solido, la destra invece su una piccola crosticina di 0,5 centimetro da stringere con decisione. E il problema è che l'altezza inizia a farsi sentire e siamo solo a metà blocco. Quando la roccia ti respinge ma la linea ti ipnotizza e ti cattura, non puoi arrenderti, devi stringere i denti, conficcarti il granito nell'ultima pelle rimasta e giocarti il tutto per tutto.
droppa ad una linea di questa portata. A prescindere dalla grave difficoltà, sicuramente un frammento del mio cuore resterà qui. Giusto il video delle mani di Zanardo.